qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico. Non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patata. Ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Uè! Ben ritrovati amici del Pallino Blu da Stefania Ceccarelli. Ci troviamo al bar per la Verde di Riccione per assistere agli ultimi ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Scenderanno in campo quest'oggi il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì contro il Bagno Venere Castiglione di Cervia. Nell'undicesima giornata del campionato regionale di Serie 1, il capitombolo casalingo, prima sconfitta stagionale della italiana Assicurazioni Buscecchio contro il Texmaster Novellara, una grande protagonista di questo campionato, lancia di nuovo in testa il Manel Caffè Pocciofila Imola, che vince la propria partita di misura in casa del Clay Sassomorelli e quindi passa avanti di un punto. Questo campionato, subito dietro, c'è però il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde che rifila un sonoro 5-1 al Leon d'Oro Molinella che viene ridimensionato notevolmente. Appaiato al Grand Hotel Palazzo c'è comunque il Taskmaster Novellara che è la sorpresa piacevole di questo inizio di stagione. Scivola giù dal podio invece l'Espresso Italiano Romea Ravenna che cade rovinosamente in casa dell'Impianti Sette Crociari, addirittura 6-0. Ora il Romea è braccato da Bibisocca Caffè Villanova e anche dal Bagno Venere Castiglione Sport che vincono le rispettive trasferte. Poi c'è da dire che è ancora in ombra il ciclo dello Sport Ravenna che si fa imporre il pari dalla President Park nell'incontro casalingo che lo vedeva favorito. Di questo campionato e del Nord-Est Cup i risultati e la classifica del prossimo turno offerti da Sorelle Casadio. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio. Si trova a Ravenna in via Trieste 208. Telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto e furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio. La tua carrozzeria di fiducia. 14esimo campionato regionale Serie A1, 11esima giornata. Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Leon d'Oro Molinella 5-1. LS Taskmaster Novellara Cappelletti Felix Team 4-2. Scavian Saloni Codifiume Bagno Venere Castiglione 2-4. Manuel Caffè Bocciofila 2, Bibisò Caffè Villanova 2-4. Circolo Sport Ravenna President Park Ronco 3-3. RG Impianti 7 Crociari, Espresso Italiana Romea 6-0. Clay Sasso Morelli, Manuel Caffè Bocciofila 1, 2-4. Liberio Montaletto, Capitan Bagatti Bellaria 2-4. Italiana Assicurazione Buscecchio, Taskmaster Novellara 1-5. Questa è la classifica dopo 11 giornate. Manuel Caffè Bocciofila 1, 25. Italiana Assicurazione Buscecchio 24. Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Taskmaster Novellara 23, Espresso Italiana Romeo 21, Bibisò Caffè Villanova 19, Bagno Venere Castiglione e Circolo Sport Ravenna 18, Leon d'Oro Molinella, President Park Ronco 17, RG Impianti 7 Crociari, Clay Sasso Morelli, Capitan Bagatti Bellaria 13, Scavian Salonico di Fiume 11, Liberio Montaletto, Cappelletti Felix Team, Manuel Caffè Bocciofila 2 e LS Taskmaster Novellara 5.
Queste le partite della dodicesima giornata in programma giovedì 22 novembre. Cappelletti Felix Team Manuel Caffè Bocciofila 2, Express Italiana Romea, Italiana Assicurazione Bussecchio, Texmaster Novellara Clay Sasso Morelli, President Park Ronco Liberio Montaletto, Manuel Caffè Bocciofila 1, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Bibizò Caffè Villanova, LS Texmaster Novellara, Bagno Venere Castiglione, Circolo Sport Ravenna, Capitan Bagatti Bellaria, RG Impianti 7 Crociari, Leondoro Molinella, Scavian Saloni, Codifiume. Ottavo campionato Nord-Est Cup Serie A1, risultati quinta giornata. Bar Moro Montesito 6-0, Murarotto Ragno d'Oro 3-3, Nero Verdi Green Planet Gold 4-2, La Campagnola Jesolo 6-0. Questa è la classifica dopo 5 giornate. Bar Moro 21, Ragno d'Oro 20, La Campagnola 18, Montesito 16, Murarotto 13, Nero Verdi e Jesolo 11, Green Planet Gold 10. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura, rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. Gabriele Bonoli e Yuri Minocchi sono i primatori alla CA del Vento di Bagnacavallo, una terza edizione della Supercoppia che ha visto in campo ben 56 coppie e Minocchi e Bonoli l'hanno dominata in lungo e in largo. In finale nulla da fare per i ravennati Delves Benedetti e Davis Ancarani ed in precedenza terzo posto. Podio per Claudio Graffiedi e Raffaele Romualdi e per la coppia del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Alex Galli, Massimo Ciccoli. Un weekend a Bagnacavallo di straordinaria importanza con anche i Master di Gorizia, di cui vi invito a seguire attraverso Teleromagna le partite che abbiamo registrato, 6 partite bellissime di cui vi ricordo una in particolar modo, Minocchi Mussoni, seguitela dall'inizio alla fine perché veramente vi farà appassionare. Di questo invece avvenimento vi forniamo anche una breve intervista a colui che si è meritato la palma del migliore e un resoconto generale dalla CA del Vento, 2 giorni straordinari vissuti all'insegna di grande spettacolo. Al Teatro del Biliardo, CA del Vento di Bagnacavallo, grossa sorpresa nella prima tappa dei Master di Gorizia. 5 partite con tutti i migliori in campo e il campione italiano, Yuri Minocchi, chiude al 5° posto. Altri campionissimi, Marco Merloni e Angelo Corbetta, si devono contare del 3°. Ai primi 2, sorprendentemente, 2 outsider, primo attore. È stato Efren Zanotti, al suo 2° anno nei Master, è arrivato a questo grandissimo risultato. A pari lui è arrivato Denis Morini, un romagnolo, Zanotti di Sant'Arcangelo, un bolognese, Denis Morini di Bologna. Ma questa tappa ha messo in risalto anche la bravura di questi gorizianisti che hanno entusiasmato il folto pubblico presente con delle bellissime giocate, partite sempre in equilibrio. E poi c'è stata questa consacrazione, un qualcosa di nuovo nella goriziana, ma sicuramente i campioni non hanno ancora abdicato. Ci sono altre 10 partite per scalare la classifica, per arrivare al barrage finale dove i primi 7 si conteranno il tricolore e lì saremo a Cervia nel maggio 2019. Efren Zanotti è di Sant'Arcangelo, il primo attore della prima tappa dei Master di Gorizia, al suo 2° anno in questa categoria, una bella soddisfazione essere davanti a tanti campioni. Grande soddisfazione questa, innanzitutto. Poi tanti sacrifici, tanto allenamento e è arrivato fuori questa cosa qui. Quest'oggi hai raggruppato
tre vittorie nei primi tre incontri, una battuta d'arresto al quarto e un pareggio che alla fine è bastato per passare davanti a un tuo, chiamiamolo outsider come te, Denis Morini. Siete arrivati a pari punti a 10, ma poi tu sei stato più bravo avendo fatto più punti partita. Sì, ho avuto una buona partenza, ho avuto un po' di calo nel finale della giornata. Niente, è andata bene, complimenti anche a Denis, un buon amico, un buon giocatore, mi è andata meglio me. Bene, i due nuovi nuovi della Gorizia sono Efrem Zanotti che ha vinto la tappa, Denis Morini che è arrivato alla pari di Zanotti ma è diciamo dietro per i punti partita. Lorenzo Turroni del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Forlì, un vostro ritorno in A1 molto promettente perché state viaggiando molto bene, quest'oggi invece per la Coppa dei Campioni può essere una bella sfida, che dici? No, è sicuramente una sfida interessante, impegnativa perché giochiamo contro una delle squadre più forti del campionato. Per quel che riguarda quest'anno il campionato, per adesso noi ci stiamo comportando molto bene, anche al di sopra delle nostre aspettative, speriamo di continuare così. Novità questa sera, chi scenderà in campo? Avete qualche formazione particolare? Sì, questa sera abbiamo una defezione che il nostro capitano Giacchini purtroppo per un piccolo problema è ricoverato all'ospedale, niente di grave, ma abbiamo chiamato i nostri componenti della squadra marchigiani, c'è Fabrizio Germano, Simone Cardelli, e Stefano Palazzesi e Simone Rinaldi. Alex Galli del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Forlì. In campionato siete terzi, quindi lottate con le primatrici di questo campionato di Serie A1. Invece per quanto riguarda la Coppa Campioni, a cosa aspirate? A fare primi. Non, assolutamente, adesso comincia stasera la strada e vediamo di fare il meglio possibile. Quindi chi schierate in campo, avete qualche sorpresa da mostrarci? No, abbiamo i soliti giocatori più i due umbri che ogni tanto vengono a darci una mano, per il resto siamo sempre gli stessi. La sfida inizia con Luca Bassi in azione, gioca assieme ad Antonio Ricci, gli avversari Maurizio Fucchi e Loris Ravaglia. Dopo il filotto di Luca Bassi andiamo a seguire cosa realizza Simone Rinaldi, sempre del Castiglione Sport. Dovrà affrontare Master Giuseppe Perucchetti. Simone Rinaldi si presenta con un tiro da 10 punti e l'unico chitto vinto in questo inizio di primo tempo per la squadra forlivese è questo che andiamo a seguire di Luca Alpi, giocatore di Savona che gioca assieme a Danilo Cortecchia per la squadra del Grand Hotel Palazzo, parte con una bocciata da 4 punti. Gli avversari sono Simone Cardelli e Germano Fabrizi, una coppia inedita per il campionato di Serie A1 che però insomma, rappresenta sicuramente un valore aggiunto alla squadra di Castiglione. Loris Ravaglia, splendida giocata, tre sponde. I primi punti per la squadra forlivese arrivano con questo tiro che realizza 4 punti e c'è già sul campo l'accosto conquistato. Alla bocciata per la seconda volta consecutiva Simone Rinaldi e fa un altro 10. Rinaldi 23, Perucchetti 0. La riscossa della coppia forlivese, 4 punti di rimessa, 3 punti di accosto e Maurizio Fucchi ne fa anche 4 di bocciata. Sorpasso 11-8. Un risultato scarso in accosto, poteva scarci l'otto di colore, ma Cardelli poi rimedia con questa bellissima bocciata da 10 punti e quindi Cardelli e Fabrizi ne hanno già 12, Alpi e Cortecchi a 4.
Loris Ravaglia conquista una costa importante con questa giocata carambolata. Secondo pallino consecutivo guadagnato da Maurizio Fucchi e Loris Ravaglia, arriva il primo 10 per il giocatore del Grand Hotel Palazzo e c'è già un mini allungo, ne hanno 23. Ravaglia Fucchi 8 al tiro iniziale, Bassi Ricci. Il primo pallino di Giuseppe Perucchetti, 6 punti guadagnati dal giocatore del Grand Hotel Palazzo che ora ne ha 8 contro i 23 del suo avversario. Per Simone Rinaldi un'occasione d'oro, il colore da portare a casa. Molto cavallerescamente il suo avversario gliele concede dopo la seconda boccetta e quindi per Rinaldi il punteggio è favorevolissimo, 31-8, e anche la bocciata, la terza, a disposizione. Rinaldi va a segno anche con la terza bocciata dopo i primi due da 10, stavolta vorrebbe addirittura farne 12, ma comunque c'è il risultato ottimale della bocciata. Rinaldi 41, Perucchetti 8. Errore di Antonio Ricci che lascia l'accosto agli avversari e quindi si avvia la terza bocciata consecutiva. Maurizio Fucchi che ne fa altri 8, punteggio fissato ora sul 33-8 per la coppia del Grand Hotel Palazzo. Fase finale del percorso di un pallino che sembrava voler premiare Luca Alpi di miglior sorte, ma i punti sono solo 4 e la coppia del Grand Hotel Palazzo Alpi Cortecchia rimane sotto di 2 punti, 10-12. Il secondo pallino di Giuseppe Perucchetti, Filotto, Perucchetti 18, Rinaldi 41. Siamo su 12 pari, terzo pallino bocciato da Luca Alpi e arriva il 12 in un solo colpo, si raddoppia il punteggio, 24-12 per la coppia del Grand Hotel Palazzo. Ennesimo pallino, il quarto consecutivo guadagnato da Ravaglia Fucchi e Maurizio Fucchi va a segno anche in questa occasione, un altro filotto, Fucchi Ravaglia 43, Ricci Bassi 8. E Simone Rinaldi al quarto tiro di bocciata ne fa altri 8, aveva fatto 3-10 nei primi 3. Con questo punteggio realizzato, ora Rinaldi conduce 51-18 nei confronti di un campione del levatore di Giuseppe Perucchetti. E stavolta il rosso, il punto l'ha ormai già conquistato, dopo 2 turni di astinenza può arrivare il tiro di bocciata di nuovo. E boccia per la quinta volta consecutiva Maurizio Fucchi e però stavolta invece di fare dei perilli ne lascia 4 sul campo e si smuove un po' la situazione per Ricci Bassi che erano fermi a quel tiro iniziale di bocciata di Bassi con il realizzo del filotto, 45-12 per la coppia del Grand Hotel Palazzo. 5 punti guadagnati da Cardelli Fabrizi e bocciata sul 17-24. Bellissimo tiro di Giuseppe Rucchetti, 16 punti, solo il rosso. Bocciata da 2 punti invece per Simone Cardelli che fissa il punteggio sul 19-24. Perucchetti, dopo aver conquistato 16 di calcio a due sponde e 3 di accosto, sbaglia la bocciata sul 37-51. Luca Bassi, calcio, l'accosto c'è già, ma il birillo non vuol cadere, quindi dovrà bocciare il giocatore del Castellino Sport sul 14-45, il suo secondo pallino
dopo lunga astinenza, 5 turni per esattezza, torna a vedere come ha fatto il pallino blu. E Bassi sbaglia clamorosamente la bocciata. Una frustata, una partita che ancora non aveva avuto sussulti, perché Simone Cardelli ne ha realizzato 16 in un tiro a tre sponde e ha portato avanti la coppia del Castiglione 35-24. E questo è Giuseppe Perucchetti che va a segno con questo tiro di bocciata 10 punti, ed ora il suo avversario è appena un punto sopra, un Rinaldi che non ha sbagliato nulla in bocciata, 4 bocciate, 38 punti, è stato riacciuffato da Perucchetti che si è guadagnato soprattutto 16 di rimessa e poi ha fatto quest'ultimo 10 per riacciuffare il più giovane avversario. Luca Alpi, quarto pallino, 10 punti e sorpasso 36-35 per la coppia del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì. Luca Bassi torna a far filotto al terzo tentativo e ora ne hanno 24 Ricci Bassi, 45 Fucchi Ravaglia. Giuseppe Perucchetti aveva già fatto un 16, ne fa un altro e questo è il sorpasso per la prima volta avanti Giuseppe Perucchetti, e il vantaggio è anche abbastanza consistente, 66-51 nei confronti di un Simone Rinaldi che possiamo dire non ha ancora sbagliato nulla, forse si è infilato due volte, ha subito due 16 e questo è un po' quello che lo sta penalizzando in questo momento. Terzo pallino guadagnato da Cardelli Fabrizi e arriva un erroraccio di Simone Cardelli che con il rimpallo lascia sul campo 6 punti che vanno agli avversari, 42 Cortecchi Alpi, 38 Cardelli Fabrizi. Maurizio Fucchi, dopo un passaggio vuoto, anzi punti persi, ne va a recuperare ben 12 e quindi è più che perdonato per l'errore nella bocciata precedente. Per questi 12 ora ne hanno 60 ai giocatori del Grand Hotel Palazzo ed è un bel andare verso la vittoria. Giuseppe Perucchetti, dopo essere passato avanti, si guadagna il pallino da bocciare per la seconda volta consecutiva. Stavolta la bocciata non riesce al meglio, ci sono solo 2 punti e il guaio è che rimane in piazza. In ogni caso Perucchetti conduce 71-51, 20 punti in più di Simone Rinaldi. Il calcio di Rinaldi, l'occasione era propizia, ma il risultato negativissimo perché perde anche la boccetta di vantaggio il giocatore del Castiglione. Bel colpo Loris Ravaglia, altri 8 punti guadagnati di rimessa e ora si boccia per la partita perché con l'accosto il pallino in mano a Fucchi è sul 70-24. Fucchi finora ne fa 8, non bastano, e in effetti si ferma a 78 per il momento la corsa di Fucchi Ravaglia, una partita in ogni caso in pugno e anche giocata direi molto giudiziosamente fino a questo momento. Luca Alpi, un altro 12 e il secondo ottenuto in 5 tentativi, e questo segna veramente il punteggio. Paglia la bocciata invece Giuseppe Perucchetti, 84-51.
bel colpo Simone Rinaldi, ma incompleto perché il pallino abbatte solo un birillo e si ferma appoggiato al rosso. Con questi 4 punti Rinaldi ne ha 55, Perucchetti 74. Giuseppe Perucchetti, il gioco di precisioni per far di nuovo il rosso, e questo è il terzo 16 guadagnato da Giuseppe Perucchetti, e con 3 16, 48 punti di rimessa, Perucchetti praticamente si guadagna quasi la vittoria, ora ne ha 90, e per Simone Rinaldi l'impresa titanica di dover rimontare praticamente 35 punti, perché ne ha 55. E qui Rinaldi chiude l'incontro con questa ingloriosa bevuta finale. Sono 12 punti che vanno a Perucchetti, che vince 102 a 55, una partita straordinaria di rimessa per Giuseppe Perucchetti. Simone Rinaldi è stato bravissimo fino al 51 e poi dopo si è fermato, ahimè, non c'è stato niente da fare. Il Grand Hotel Palazzo, grazie a questa grande prestazione di Perucchetti, si porta in vantaggio 1-0. Luca Bassi, terzo filotto, 4 bocciate, è un buon risultato, anzi arriva anche il 10, quindi 2 filotti e un 10 in 4 bocciate, un passaggio vuoto, ma la partita è completamente in mano agli avversari, che conducono 78 a 36. Ennesimo pallino guadagnato da Luca Alpi e Danilo Cortecchia, e c'è di nuovo un altro tiro da 10 punti per Luca Alpi, 68 a 38. Dopo una partita guidata in maniera praticamente perfetta, serve solo la stilettata finale, e questa ne ha molte, diciamo, sembianze, perché gli avversari hanno un'unica possibilità, l'ultima boccetta per allungare l'incontro. Se la gioca Antonio Ricci, vediamo se riesce nell'intento. Una giocata a tre sponde d'effetto, l'accosto arriva ma è talmente largo che la mano si può dare, e in effetti l'accosto finale sarà dei bianchi, e quindi vincono Fucchi Ravaglia 80 a 36. Il Grand Hotel Palazzo conduce 2 a 0 nei confronti del Castiglione Sport. Boccia per la quarta volta. Simone Cardelli deve farsi perdonare il passaggio vuoto, anzi meno 6 del tiro precedente, e riesce a farne 10, e quindi si rimette un po' in corsa la coppia del Castiglione. Ora ne ha 50, gli avversari 68. Danilo Cortecchia, giocata a tre sponde, importantissimo accosto per cercare di mettere in castagna gli avversari, e direi con questa giocata si guadagna un'ottima posizione. Conducono 68-50 Cortecchia Alpi, gli avversari hanno un'unica boccetta da giocare, e diventa determinante la prossima di Simone Cardelli. Se la gioca in attacco Cardelli, attenzione, l'attacco riesce malissimo, anzi finisce l'incontro. 12 punti persi in questa tre sponde, e vincono Alpi Cortecchia 80 a 50. E il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde quest'oggi non è grande solo di nome, ma anche di fatto, 3 a 0 alla fine del primo tempo. Plic, po, pu, patata. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Sport Center, il fornitore ufficiale di chi ama lo sport, ti aspetta nel suo showroom a Cesena. Sport Center, il numero uno nella classifica Teamwear. Visita il sito sportcenter.com e scopri tutte le offerte a te dedicate.
sul 3-0 per il Granata del Palazzo. Inizia il secondo tempo, in campo Angelo Corbetta, il numero 1 della squadra forlivese, parte con un 10, dovrà affrontare Stefano Palazzesi. E questo è Stefano Camprincoli del Castiglione Sport, che parte con un 6 di bocciata. L'avversario sarà Alex Galli. E questa è la prima bocciata di Massimo Ciccoli della squadra forlivese. Parte con un filotto. Contro di lui gioca Giampaolo Gardini. Un altro giovane in campo, stavolta difende i colori del Granata del Palazzo Taverna Verde, è Michele Bonini. E l'avversario invece è Master Lorenzo Turroni. Michele Bonini, dopo l'otto realizzato di bocciata, va all'accosto sbracciato a tre sponde e manca l'appuntamento con il pallino blu. Alex Galli in azione, va a una giocata a due sponde per guadagnarsi i punti di accosto che non arrivano. Boccia di nuovo Camprincoli. Secondo pallino di Stefano Camprincoli a vuoto, 8-0 per Camprincoli. Secondo pallino guadagnato da Angelo Corbetta, 2 punti, 14-0. Turroni, 5 punti di accosto, 2 di bocciata, 7 Turroni, 8 Bonini. E questo è Giampaolo Gardini, che ha già ottenuto 8 di calcio. Ora ne fa altri 16. Più attenzione, perché qui può arrivare il punteggio mostro, perché c'è anche l'accosto da 8 punti. E vediamo se è confermato il tutto. Sarebbero 24 punti in un solo colpo. E direi che con questo realizzo mette a segno un tiro da Guinness dei primati. E in effetti è proprio così. 16 di calcio, 8 di colore e la bocciata. E ricordiamo che nel tiro precedente avevo ottenuto altri 8 punti con un tiro a tre sponde, 32-8 per Gardini. In 3 tiri ha realizzato la bellezza di questo punteggio. Giampaolo Gardini sbaglia però la bocciata. Il primo pallino di Alex Galli, 2 punti. Galli 4, Camprincoli 8. Angelo Corbetta, terzo pallino consecutivo da bocciare. Stavolta Corbetta ne fa 2 e ne ha quindi 18. Palazzesi ancora fermo al palo. Michele Bonini, l'ultima per l'accosto. Eccolo qua, non è un accosto semplice, è un accosto pesante. Forse addirittura 8 di colore. No, erano 5 i punti di colore per Michele Bonini, che quindi si avvia la bocciata sul 21-7. Bonini a segno, un altro bel colpo di bocciata. Aveva fatto 8 nella kit iniziale, ne ha fatti altri 10 stavolta e quindi ne ha 31 Bonini contro i 7 di Turroni. Massimo Ciccoli, tiro straordinario con il quale va ad ottenere un birillo soltanto, sembrava avviato a far la fila. Ciccoli con questo realizzo comunque si guadagna anche l'accosto, ne ha 10 contro i 32 di Gardini. Attenzione, Ciccoli in azione. 4 punti, Ciccoli 17, Gardini 32. Terzo pallino di Stefano Camprincoli, 2 punti, Camprincoli 12, Galli 4. Debutto di bocciata per Stefano Palazzesi dopo 3 turni di astinenza. Palazzesi ne fa 10 ed è già in prossimità di Corbetta, che conduce 18-12. Terzo pallino in mano a Michele Bonini. Stavolta ne fa 2 il giocatore del Granata del Palazzo e conduce 36-7 nei confronti di Lorenzo Turroni.
tiro a tre sponde, Angelo Corbetta ne fa altri 4 dei punti e ne ha 22 contro i 12 di Palazzesi. Giampaolo Gardini, un altro 8 di colore sensazionale in accosto e possibilità di bocciare sul 40-17 il suo secondo pallino. E ora arriva anche il birrio di testa, un filotto che non cade. Gardini ne ha 42, Ciccoli 17. L'ultima di Angelo Corbetta, attenzione, accosto in bilico. Corbetta riesce nell'intento di farne addirittura 3 e guadagnarsi un altro pallino da bocciare. Il quarto. Corbetta, 10 punti a lungo, anzi addirittura 12. Corbetta 37, Palastesi 12. Lorenzo Torroni, secondo pallino, filotto. Torroni ora ne ha 17, Bonini 36. Bel colpo Massimo Ciccoli, che porta il pallino dalla parte giusta e ora può cercare anche il massimo risultato in accosto. Una sola boccetta ostruisce il colore. E arriva il colore per Ciccoli con anche 4 punti realizzati con questa tre sponde. Massimo Ciccoli, punteggio soddisfacente, ora 29-42 e soprattutto boccia per la terza volta. Ciccoli a segno anche stavolta. Arrivano altri 4 punti per Ciccoli, 33-42. Turroni, dopo aver fatto nelle prime due un 2-1-8, nella terza ne fa addirittura 12 ed è alle calcagna del suo più giovane avversario. Ora Turroni ha 31, Bonini 36. Bel colpo Alex Galli, 5 di accosto e bocciata sul 12-14. Alex Galli, terzo pallino, 10 punti. Galli passa a condurre 22-14. Rimpallo per Corbetta, rischio bevuta. Rischio che si concretizza con un meno 8, Palazzesi 23, Corbetta 39. Altri 2 punti bocciata per Giampaolo Gardini, che in questo fondamentale non è stato sicuramente molto prolifico. 3 bocciate, 4 punti, 2 volte 2, 1-0. Ma ha costruito la sua partita per il momento con i 24 punti di rimessa e soprattutto con 2 volte 8 di colore. Gardini che conduce quindi 46-33. Il bel accosto di Lorenzo Torroni gli consegna la possibilità di bocciare per il sorpasso. Con questi 3 punti guadagnati boccia sul 30. Con questi 2 punti guadagnati boccia sul 33-36 il suo quarto pallino. Attenzione, perché Turroni non scherza di bocciata. Veniva da un 12, stavolta comunque ne fa solo 2. 35 Turroni, 36 Bonini. Si guadagna 3 punti di accosto a Stefano Palastesi, boccia sul 26-39. Galli, altri punti di bocciata. 4, 28 Galli,
4 Camprincoli, 4 punti anche per Stefano Pallanzesi, che quindi arriva a 30, 9 punti in meno di Angelo Corbetta. Paolo Gardini, a segno di bocciata, questo 10 gli dà la possibilità di allungare. Ora Gardini è a 59, cicca di 33. Ponini torna a bocciare dopo due turni e comunque ne fa altri 10 e stacca nuovamente Turroni, 50 a 35. Stefano Camprincoli, quinto pallino, 4 punti. Camprincoli dopo questi punti ne ha 21 contro i 28 di Galli. Il sottocalcio sbracciato di Massimo Ciccoli non è perfetto e se ne va alla boccetta di vantaggio. Ora va alla trisponde Massimo Ciccoli. Colpo riuscito, 4 punti guadagnati anche l'accosto, 37 Ciccoli, 59 Gardini, che però ha pure guadagnato la boccetta di vantaggio. Gardini va alla trisponde, anche in questo caso un tiro sbracciato molto ben eseguito, alzi il pallino senza farlo passare la linea del castello, ma si guadagna sul campo l'accosto. Cercava il calcio Massimo Ciccoli, trova il sottocalcio, meno 20, clamoroso errore di Massimo Ciccoli, che ora consegna a Gardini un vantaggio stratosferico. Gardini ne ha 79, c'è da dire che sul campo ci sono anche gli 8 di colore, quindi praticamente la partita è quasi in dirittura d'arrivo, ma vediamo cosa ci riserva Gardini. Eh sì, va per l'8 di colore e la bocciata sull'87 a 37. 3-8 di colore per Giampaolo Gardini, quinto pallino da bocciare. Gardini ora fa anche il filotto di bocciata, veniva da un 10, adesso va tutto a gonfie vele per Giampaolo Gardini, che ne fa poi alla fine 10 anche in questo tiro, quindi ne ha ora 97, ben 60 punti di vantaggio nei confronti di Ciccoli, che sembra orientato a dare un'ulteriore scossa alla sua situazione difficile con un tiro a tre sponde sul pallino. Il rischio di lasciare dei punti era notevole. Ciccoli si guadagna però 4 punti e anche l'accosto, ne ha 41 a 97, un miracolo grandissimo per ribaltare questa partita. E comunque il giocatore del Grande del Palazzo continua magari a cercare. Gardini con questo margine va solo all'accosto. Questo è Stefano Pallanzesi che stacca Corbetta, 55 a 46 dopo questo filotto. L'accosto di Massimo Ciccoli, si guadagna il quarto pallino da bocciare sul 43 a 97. Ciccoli a segno di bocciata, ne fa 10, ora ne ha 53. Gardini conduce con un ampio margine, 97. Alex Galli, il filotto. Galli 43, Camprincoli 21, attenzione perché qui c'è Gardini che cerca il colpo della partita. Eccolo qua, il tiro della partita di Giampaolo Gardini, partita sensazionale la sua. Con questi 4 vince 101 a 53. Ciccoli gli ha dato una mano col meno 20, ma se l'era guadagnata Gardini la partita, facendo un inizio travolgente, addirittura in tre tiri.
16 di tre sponde, 8 di calcio e 8 di colore, direi che lì è stato un po' il segreto della sua vittoria. Ora il Grand Hotel Palazzo conduce 3-1, ma il Castiglione è vivo, non si è ancora arreso. Si guadagna 12 punti Angelo Corbetta con un tiro di calcio e ora ne ha 58, Palazzesi 55. Bel colpo Stefano Cambrincoli che si posiziona il pallino in una posizione invidiabile per andare al tiro di calcio e guadagnarsi punti e a costo. Eccolo il calcio di Cambrincoli, sbagliato, mentre in vicinanza arriva invece un bel filotto di Corbetta che si guadagna un buon margine, ora ne ha 71 contro i 55 di Palazzesi. Stefano Cambrincoli, il primo 10 per il giocatore del Castiglione, e ora ne ha a 34 contro i 43 di Galli. Galli a segno, un 16 straordinario per Alex Galli, che quindi stacca inesorabilmente Cambrincoli, che paga a caro prezzo questa bocciata non sufficientemente pesante di colpo. 59 Galli, 34 Cambrincoli. Stefano Palazzesi combina un guaio, 4 punti persi che vanno a Corbetta, che già aveva già un buon margine, ora lo rimpingo ulteriormente, ne ha 75 Corbetta, 55 Palazzesi, che è anche andato sotto di boccetta. Situazione difficile per il giocatore del Castiglione Sport. Lorenzo Turroni, 8 punti per portarsi di nuovo a breve distanza dal suo più giovane avversario, ne ha 56 Turroni, 58 Bonini. Brutta per Michele Bonini, dopo aver condotto in lungo e in largo, stavolta consegna gratuitamente 8 punti a Turroni, che passa a condurre per la prima volta. Turroni 64, Bonini 58. Angelo Corbetta, dopo essere passata di nuovo al comando, spicca il volo verso il traguardo, ne fa altri 8 di bocciata, secondo consecutivo filotto guadagnato. 86 Corbetta, 55 Palazzesi. E qui c'è Alex Galli che sbaglia la bocciata, ma conduce con un buon margine, 61-34. Turroni non sbaglia più, dopo inizio un po' stentato. Turroni sta prendendo il sopravvento e con questo 10 ora ne ha 76, Bonini 58. Ennesimo pallino in mano ad Alex Galli, che ne fa 2 e quindi ora conduce 65-34. Stefano Palazzesi, 2 punti di bocciata per portarsi sul 60-86. Alex Galli, altri 2 punti, ne ha 70 ore Galli, 34 Cambrincoli. Bonini paglia la prima bocciata, rimpallo addirittura, gioco tutto alto, Bonini 64, Turroni 76. Due punti per Stefano Cambrincoli, che rimane ancora molto indietro, 39-70. Stefano Palazzesi ne fa 8 di bocciata e ora ne ha 70, Corbetta 86. E Galli fa un altro 16 e questo
è il secondo rosso di calcio ottenuto con questa esecuzione e Galli mette a segno un colpo micidiale. Ora ne ha 86 contro il 39 di Camprincoli e si affievoliscono notevolmente le speranze del Castiglione per ribaltare una situazione che lo vede sotto 3-1. Dovrebbe vincere tutte, ma a quanto sembra l'unica partita che è in discussione è quella di Turroni con Bonini, mentre nelle altre due il Grand Hotel Palazzo è sull'86 a meno 14 dal traguardo. Gli avversari, soprattutto Camprinco, è staccatissimo, addirittura a 39, mentre il Palazzese è un po' più in corsa perché ne ha 70. Bonini, 2 di bocciata. C'è forse addirittura il 10, no, arriva l'8 per Bonini, che quindi ora ne ha 74, 2 punti in meno rispetto a Turroni. 2 punti di bocciata per Campiccoli, che però è lontanissimo, 43-86. Galli prova il tiro risolutore. Certo che se avesse fatto un altro 16 avremmo dovuto parlare di un qualcosa di straordinario realizzato dal giocatore del Grand Hotel Palazzo, che comunque si è guadagnato ormai il risultato. La costa di Palazzesi, che quindi allunga la partita perché ora boccia su 72. Corbetta si è perso il pallino da due tornate e ritorna in gioco Stefano Palazzesi per la vittoria, perché ora ne fa altri 10 e quindi ne ha 82. 82 Palazzesi, 86 Corbetta. Una partita che presumibilmente si chiuderà in volata. Turroni, 12 punti di bocciata, 90 Turroni, 74 Bonini. Camprincoli, bocciata a forza ridotta, ne fa comunque 8, ne ha 54, Galli 86, alle prese ancora con un pallino che gli ha fruttato in altre circostanze tanti punti. Vediamo ora se il giocatore del Grand Hotel si ripete. Certo che sull'86 a 54 se ne fa, stavo per dire un po', è partita. Invece, come avete visto, il calcio di Galli non va nella direzione giusta. L'accotto di Angelo Corbetta, arriva un pallino importante, se ci sono 3 punti, boccia sul 89 Corbetta, se ce ne sono 5 sul 91 c'è un po' di differenza. In ogni caso si è guadagnato il match ball Corbetta, mentre andiamo a seguire la bocciata di Alex Galli, che boccia sul 88 a 54, e anche questa è una bocciata che può dare il passaggio del turno alla Taverna Verde. Serviva il 12, non c'è stato per un'inezia il filotto che poteva portare anche lo sbirillamento. Ne ha quindi 90 Galli, 54 Camprincoli, mentre in lontananza è stato un 16 di Bonini, che quindi si porta, anzi un 18, si porta al tiro della partita sul 92, ma prima c'è Corbetta che sul 91 ha a disposizione la possibilità di chiudere partita incontro. Serve 10, Corbetta chiude, e quindi su questo tiro di Corbetta da 10 punti vince 101-82 il giocatore del Grand Hotel Palazzo, 4-1 per il Grand Hotel Palazzo nei confronti del Castiglione Sport, e troveremo il squadra forlivese ai quarti di finale della Coppa dei Campioni. Polifemo Quadrati, dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary qua.
al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna, telefono 0544 96 50 25. In una sfida vibrante e anche spettacolare, stavolta c'è solo l'imbarazzo della scelta per andare a cercare il colpo migliore. E io scelgo Giampaolo Gardini perché ha fatto un qualcosa di straordinario che poi ha dato anche la possibilità di vincere la partita contro un campione della levatura di Massimo Ciccoli. In un frangente di inizio partita serviva mettere in chiaro chi voleva, chi aveva più voglia di vincere. Lui ce l'ha fatta con un 8 punti a tre sponde, un 16 punti di calcio e un 8 di colore che ha decretato il 32 a 8 per lui, che un po' è stato determinante per il proseguio della sua partita. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Per quanto riguarda il tironzolo abbiamo ben un trio da scegliere, perché il tiro finale di Rinaldi meno 12, quello di Cardelli ancora meno 12, dobbiamo però dire che proprio più clamoroso è quello di Massimo Ciccoli, che cercava il calcio per fare il 16, invece ha mandato la sua di sottocalcio a farne addirittura 20 per Gardini, che poi ha vinto agevolmente la sua partita. Il dato è tratto è offerto da Hamburgeria Fast Easy Good, via Bollana 57, Montaletto di Cervia. Ecco una nuova realtà nel nostro territorio. Grazie a uno staff giovanile, moderno e molto grintoso, puoi trovare panini e hamburger, dove la fantasia degli ingredienti si sposa coi sapori e coi gusti, in piatti molto appetitosi e mai banali. Un connubio di qualità dei prodotti con la freschezza delle materie prime. Hamburgeria non è qualunquismo, ma una scelta giusta al momento migliore. Hamburgeria Fast Easy Good, via Bollana 57, Montaletto di Cervia. Telefono 0544 96 45 27. L'ultimo ottavo di Coppa dei Campioni ha visto un grande Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, che aveva una voglia matta di conquistare la vittoria, e non c'è stato chance per il Castiglione Sport, che pur si è rappresentato molto agguerrito. Nel primo tempo le due coppie impeccabili, Loris Travaglia e Maurizio Fucchi, non hanno dato scampo a Ricci e Bacci, altrettanto per quanto riguarda Alpi e Cortecchia, che hanno surclassato Cardelli e Fabrizi. Ma la partita clou, credo, di questo primo tempo sia stata quella vinta da Giuseppe Perucchetti, che ha risolto una situazione abbastanza difficile contro il giovane Simone Rinaldi, che era scappato via, ma poi Perucchetti con 2 16 consecutivi è riuscito a ribaltare tutto. Il secondo tempo è stato uno show generale, solo Gardini veramente ha fatto una superazione per il Castiglione, poi per il resto Corbetta ha portato alla vittoria il Grand Hotel Palazzo e le altre due sono state sospese, con Galli che stava, diciamo, vincendo abbastanza agevolmente e con il giovane Bonini che aveva delle buone concrete speranze di battere Turroni. Ma ora abbiamo il tabellone finale della Coppa dei Campioni, con i quarti di finale che riprenderanno il 14 gennaio, ed è partendo dall'alto la testa di serie numero 1, Mane Caffè Bocciofila contro Bibisoc Caffè Villanova, poi Italiana Assicurazioni Buscecchio Circolo Sport Ravenna, Leondoro Molinella e RG Impianti Sette Crociari, e Clay Sasso Morelli, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde. L'appuntamento per tutti gli appassionati della Coppa dei Campioni è per gennaio 2019. E da Riccione si conclude così questa puntata del Pallino Blu. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la 12ª giornata del campionato regionale di Serie A1. Da Ravenna, dal Bar Romea, si sfidano l'Express Italiana Romea contro l'Italiana Assicurazione Buscecchio. Vi aspettiamo. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia.
compagnia, ma più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera vecchia si al bar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.